Ciao a tutti, oggi parliamo dei marking tools. Che cosa sono i marking tools? Sono tutti quegli strumenti che ti aiutano a dipingere che non sono pennelli, anche il pennello è un marking tools, però il pennello diciamo già è uno strumento più importante, chiamiamolo così, che possono, quindi i marking tools possono essere qualsiasi tipo di oggetto che lascia un segno, vi aiuta a lasciare un segno, il vostro segno, che vi aiuta a divertirvi, che vi aiuta a esplorare, che vi aiuta a vedere le cose in modo differente, quindi non dobbiamo necessariamente usare il pennello e sapere come si fa, ma possiamo giocare usando per esempio un vecchio pezzo di moquette, una bobina di cotone, un pezzo di osso che trovate per strada, una vecchia carta di credito, qualsiasi cosa. Questo per esempio è uno stampo che viene fuori da quel materiale soffiato, quella plastica soffiata che mettono per proteggere le componenti elettroniche, un pettine africano, qualsiasi cosa, altri pettini. Ora li vediamo tutti e quindi cominciamo a divertire insieme. Allora, qui vedete un po' di marking tool che vi dicevo, degli strumenti per dipingere. Cominciamo con una piuma. Cosa succede se mettiamo un po' di e cominciamo a tirarsi il colore? Vedi che bello. E in tutto questo poi la cosa bella è che diventa quasi un'esperienza sensoriale, perché ognuno di questi strumenti ha la sua consistenza. Vedi, cos'è molto diverso se per esempio uso una carta di credito. Vedi che bello? Mi posso tirare il colore proprio quasi a vedere il sottofondo. Poi ho bisogno di un osso. Diamo quest'osso. Certe volte quando si usano due colori insieme, poi si ottengono anche strumenti, quindi si usano stampo e si possono mettere anche sopra gli altri. La carta con le bolle che tutti quanti diventiamo bambini e ci piace sco farla scoppiare. Mettete più colori e poi diventa vedi, lascia le bolle. Lascia i pois. Pettine africano. Vedi, è molto più dura anche il movimento del braccio, della mano. Completamente un'altra esperienza. Completamente un'altra esperienza. Quindi puoi avere un effetto differente. Poi questa è bellissima, per esempio. Ora non lo so, non ho portato il nero, sarebbe stato carino avere il nero, ma vabbè, facciamo un viola. Facciamo un viola. Ricordate come si fa? Rosso e una punta di blu. E abbiamo il viola. Più blu mettete, più prugna verrà. Più colore prugna verrà. Quindi, se noi mettiamo colore viola, un po' di blu e di rosso, vediamo che viene fuori. E lo stampiamo. Vedi? E anche qui ce lo possiamo tirare. Cartone da imballaggio. Cartone da imballaggio. Possiamo tagliarlo, farlo più piccolo. Anche qui. Ognuno di questi strumenti ha un vi darà un risultato completamente differente. In ogni caso sarà un'esperienza, come ho detto già, sensoriale. Questo è l'altro stampo. Ops, ho messo troppo colore qui. Vi dà questo effetto a rilievo.
vecchio pezzo di moquette, il sotto, la parte di sotto. Vedi? Quindi questo effetto tessuto, questa tela Essien, questa tela, non lo so, questo è un pezzo di tronco, quindi lo potete usare come una penna o tirarvi il colore poi dalle altre parti. Quindi potete andare da grandi segni come la carta di credito a segni più piccoli. Che sono, quindi cominciamo grande segno, oppure continuiamo facendo segni più piccoli col dorso della carta di credito. Si possono pure mischiare. E poi se non vi piace ve lo potete anche tirare. Guarda che bello che viene fuori. E tutta questa parte è quello che ci aiuta nella prima parte del lavoro, a giocare. Perché quando si gioca, ricordate che il gioco è assolutamente fondamentale per l'essere umano, ci aiuta ad entrare nel lato destro del cervello. E nel lato destro del cervello è quando la creatività veramente non ha più, è libera. Non c'è niente da dimostrare a nessuno. Quindi questo qua è un rotolo di carta igienica tagliato all'estremità, che rimbalza. Ora lo vedremo. Quindi vi dà questo segno molto leggero. Dipende poi da quanto colore ci si mette in realtà. Vediamo se metto più colore. Se è sempre così leggero. L'ho provato oggi per la prima volta. Sto provando. Eh sì, questo sembra quasi il fiore del tarassaco. Quello che si soffia esprimendo i desideri. E quindi questi sono i marking tools. Tutti quegli strumenti per lasciare il vostro segno. Sono sicura che se andate nel cassetto in cucina troverete un sacco di altre cose che potrete usare. Quindi lasciate la vostra immaginazione completamente libera di spaziare e vedere. E quindi questo può diventare il vostro sfondo, il vostro primo sfondo. Alla prossima!